La rana Rominda. La rana Rominda abita in un fosso dove c'è un'amica di nome Zazza. Per tentare l'avventura, Romilda decide di saltare fuori dal fosso, ma finisce sul carretto dell'ortolano che si avvia verso la città. Romilda sta bene nel cesto dell'insalata, è fresco e umido come arriva dal suo fosso. Arrivata in città, la rana Romilda e l'insalata venne venduta alla signora Caterina. La rana Romilda finisce così sulla tavola, condita con sale, pepe, olio, aceto, viene mescolata e servita agli ospiti, che appena la vedono urlano e gridano: «Una rana!» La rana Romilda, con un salto lunghissimo, spaventatissima, salta fuori dalla finestra, cadendo sull'ombrello del signor Giovanni. A casa Romilda sente il rumore dell'acqua, se ne va in bagno e salta sul portasapone. La signora prende il sapone per lavarsi, ma... Ah, una rana! E di nuovo Romilda salta fuori dalla finestra e finisce sulla testa del signor Leo, che si sta mettendo il cappello. La rana Romilda rimane a buio e comincia a muoversi. Il professore si toglie il cappello e la rana salta nella tasca del cappotto del signor Marcello. Il signor Marcello mette la mano in tasca e grida: «Ah, una rana!» Ma come sempre Romilda riesce ad uscire e si infila dentro la valigia di un viaggiatore che sta tornando a casa dalla moglie. La moglie va a vedere il meraviglioso regalo che il marito le ha portato. Apre la valigia e... salta fuori Romilda e finisce dentro un bimbo aperto, cade dentro l'acqua. La rana Romilda è stufa di tutte le sue avventure e vorrebbe tanto ritornare al suo fosso. L'acqua la trasporta a casa, dove può raccontare la sua avventura alla zanzara Zazza. Una mattina era appena spuntato il sole, Romilda stava accovacciata sopra un sasso e tutto un tratto, proprio come fanno le rane, decise di saltare. Invece che dalla parte dell'acqua, saltò dalla parte della terra e implosò. Si trovò sulla strada. A Romilda batte forte il cuore e quasi pensa di tornare nel suo fosso.
computer qua, va bene. Scherzo, ok. Così. Va bene. Così. E tu muovi la luce della zanzara, Anna. È già finito. E ok. È tutto come prima. Bene, muovere la luce. Come ape, tutto a pezzi. 3, 4. E lui? Cosa c'è nella telecamera? Fai vedere. Ops, non schicciare. Una mano.